A Twenno va in scena il derby nonneso tra TNT Montepeller e Dozzolo Maddalene, con i primi che dominano il match e mantengono la vetta della classifica insieme alla corazzata Borgo. 4 minuti e passano già i locali. Angolo dalla sinistra, svetta Maestrelli e la palla finisce tra Marinchelle e Zanotelli, dove quest'ultimo sembra toccare per ultimo verso la propria porta. Al 35 trova raddoppio la TNT con l'ispirato Marinchelle, che crossa con l'esterno del piede sul secondo palo per Dorigatti, che conclude sul palo più lontano, battendo così Rauti, che forse poteva fare qualcosa in più. Nel secondo tempo la storia non cambia ed un'imbucata di Maestrelli si trasforma in una conclusione imprendibile, complice il terreno di gioco bagnato. Il 4-0 lo realizza Menapace, sfruttando un clamoroso errore difensivo dopo un tocco apparentemente innocuo sulla mediana. La manita la serve Maestrelli al minuto 23, punizione dall'out di destra, un furioso batti e ribatti in mezzo all'area da dove sguscia fuori il numero 7 e con un diagonale perfetto batte ancora Rauzi, 5-0 e doppietta personale. Lozzolo Maddalene cerca di rendere meno amaro il passivo e con un'imbucata sul filo del fuorigioco, Randazzo entra in area, sposta la palla sull'uscita di Rossetto e lo atterra, calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Randazzo che calcia sulla sua destra e spiazza il portiere per il definitivo 5-1.